e più dormire in pace. La gente per natura spaventata, certo, è la gente più sfortunata, che non saprebbe mangiare un boccone a suo vantaggio sequestrato. Vi pare vita quella, questo eterno terrore che al sonno ruba l'ore? Ma è avvilente, la gioventù è tenere rimbambita, dorme in classe. È una situazione che non può durare. Ma non c'è rimedio, abbiamo già fatto centinaia di esposte. Sì, piramidi di scartoffie, di che nutrire un miliardo di topi. I miei rispetti, signor ispettore. Addio. Ma qui non ci sono topi. Però c'è qualche marmotta. Viene alla riunione, Saint-Just? Quale riunione? Per redigere un altro esposto al Ministero contro la televisione. No, io ne ho abbastanza di esposti. Basta con le petizioni, con le riunioni, con i concili e i conciliaboli. Non servono a niente. Bisogna passare all'azione. Allora venga con noi. Distribuiremo anche dei manifestini. Sì, bravi, per dare un po' più di lavoro ai netturbini. No, io me ne vado a fare ginnastica. A domani. Che razza d'incosciente. Invece di pensare agli alunni, pensa ai muscoli. Perdere tempo in capriole quando c'è da edificare una nuova società. È suonata la campanella, toglietevi dai piedi, branco di ramolliti. Questi presto bisognerà mettere i mutandoni di flanella, la panciera e il cinto erniario. Basta, bravo Saint-Just. Andiamo, voglio andare a letto presto, domani ho le gare. Mi dispiace, missionaire, ma stasera andrà a letto tardi, molto tardi. Perché stasera entreremo in azione. Oh! Stasera? Stasera! Sono stanco, mi aspetto.